Vediamo Secret Invasion. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, ciao cari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, piccola reaction, piccola cosa per vedere cosa ne penso della nuovissima serie di Disney Plus, Secret Invasion, che come avete letto dal titolo, vediamo cosa ne penso, diciamo le prime impressioni, diciamo. Ma ovviamente ragazzi, iniziamo subitissimo, ma non prima che, come al solito, già lo sapete che come al solito vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre, dai. Allora iniziamo ragazzi subitissimo dalla intro, ragazzi, dalla intro devo dire, una intro che ti fa capire, diciamo, come l'evolversi della situazione, diciamo. Cioè, in poche parole, ci sta lui, vedete che già lo avete visto in parecchi altri film Marvel, che ci sta lui che è amico di questo poliziotto e lo va a trovare, diciamo. Quindi, diciamo, in sintesi, diciamo, questo qua, questo poliziotto, diciamo, c'ha vede lunga, perché dice: qua la gente si comporta in maniera strana, stanno facendo delle guerre così a buffo, diciamo. Però diciamo che inizia già facendoti capire com'è l'andazzo di tutta la serie. Diciamo, a me questa prima cosa a me è piaciuta parecchio, perché almeno capisci com'è che si evolve. Tant'è vero che, piccolo spoiler, vabbè, piccolo spoiler, se vedi la puntata o saprai che ovviamente anche lui è uno degli Skrull, non mi piace dire il nome, vabbè, quindi è lui fa parte di questi alieni, quindi anche lui così come tanti altri. Infatti si vede una certa che arriva Nick Fury e lo vediamo Nick Fury tutto bello barbuto, proprio col graffione del gatto davanti, quindi la situazione va così complicandosi, diciamo, che lui, capito, ci stanno piano piano invadendo. Quindi lui dice: questi qua loro sono buoni, sono alleati, però in realtà ci sta una piccola parte di questi che dice: no, noi non c'è, basta essere inchiusi in questi ghetti, diciamo, e quindi vogliono creare, diciamo, una tipo dei terroristi, essere dei terroristi, così fanno esplodere tutta le cose. Però diciamo, prima di far esplodere tutto fanno delle creazioni di bombe, e quindi Nick Fury con anche i suoi aiutanti, diciamo, e deve cercare di prendere queste bombe fallendo miseramente. Però diciamo, mo vi sto spoilerando tutta la prima puntata, che devo dire a me è piaciuta parecchio, devo dire, va vista in una maniera, diciamo, un po', non è che va vista un po' così alla cazzo, diciamo, va vista proprio coinvolto, deve essere proprio coinvolto, perché poi a una certa ti fa prendere, diciamo. Quindi a me è piaciuta molto, diciamo, anche se non è una serie dove vediamo tutti questi superpoteri che come siamo abituati a vedere nei film, serie Marvel, capito? Tutti questi... È una serie molto introspettiva, un po' come alla Falcon e Winter Soldier, diciamo. Non vediamo tanti effetti speciali proprio così come siamo abituati, però è una cosa molto... un po' più pensata, diciamo, un po' più introspettiva, si può dire. Vabbè, quindi vediamo questi alieni, quelli sti Skrull che mutano le forme, ci sono in un villaggio a Chernobyl, proprio perché loro sono immuni dalle radiazioni, quindi con le posto più sicuro per creare i loro loschi cose a Chernobyl, tanto non ce va nessuno, e quindi loro c'hanno là la cosa a Chernobyl, perché sono immuni dalle radiazioni, e là, come dicevo, creano le bombe per poi farle scoppiare mezza cosa e ammazzare un po' di gente. Quindi andiamo alla seconda puntata, che sarà la prossima volta. Ho cercato di non spoilerarvi tanto, diciamo, cioè ho dato
un po' degli input così, però un po' mischiati anche, perché non vorrei spoilerarvi troppa roba se avete intenzione di andarlo a vedere. Se invece poi invece non lo volete andare a vedere, stia raga, che ve devo fare? Però andatevelo a vedere perché, come tutte le serie e film Marvel, è tutto collegato, ragazzi, è tutto collegato. Va bene ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e commentate voi qua sotto se l'avete vista la prima puntata e soprattutto cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao cari!